Luca Guadagnini, buonasera. Buonasera a voi. Ancora una volta qui ai Castelli Romani e questa volta per il nostro festival. Vorrei partire immediatamente con un primo punto di vista, ecco, un'impressione riguardo all'assetto generale. È una bellissima kermesse di artisti, un contest che mancava appunto qui ai Castelli, perché che bello vedere la musica creata proprio da questi ragazzi giovani che vengono poi tra le altre cose da tutta la penisola, come le isole comprese. E bello, una bella storia. Si sentono le acclamazioni, bella diretta, una bella sfida. È stato anche molto difficile dare il mio umile giudizio, però ho visto che insomma, mi sono avvicinato molto a chi meritava. Poi purtroppo come ogni gara c'è chi perde e chi vince, ma alla fine quando riesci a trasmettere al tuo pubblico e oggi si è visto, hai vinto già. Non vogliamo sapere naturalmente adesso il nome del vincitore, però vorremmo sapere se sia stata una scelta sofferta. È stata sofferta perché i voti sono stati, diciamo, quasi insomma pari. È stata una bella lotta perché sono tutti ragazzi bravi a suonare, ho sentito dei bei testi e devo dire, appunto, come hai detto te inizialmente, ai Castelli Romani mancava una gara canora così dall'epoca, insomma, del Festival dei Sconosciuti che ci fu, però adesso mancava brava Francesca che ha ricreato tutto questo. Un parere tecnico sulla qualità degli artisti? Quella degli artisti, insomma, c'è qualcosa da migliorare, sicuramente non con i testi, più che altro sull'esecuzione, ma anche il palazzetto non si presta molto a livello acustico, io ne so qualcosa, però sì, qualcosa da migliorare, però stanno sulla buona strada, devo dire. Molto, molto professionali, bella, una bella storia. Quindi più calore, più energia rispetto alla tecnica? Sì, sì, chiaramente quando uno sei un emergente c'è sempre un po' paura del pubblico, di come possa reagire il pubblico, e quindi fa parte del gioco. Chissà, con il tempo uno diventa un po' più professionista a livello proprio di impatto con il pubblico. Ecco, uscendo per un attimo dal discorso festival, sì. Riguardo a Rock per un bambino, sì. Com'è andato? Rock per un bambino è un evento che io creo, organizzo tutti gli anni qui, questa bellissima location di Genzano di Roma, che è il Palazzo Cesaroni, dal 2009 ad oggi, siamo giunti alla sesta edizione appunto che c'è stata a maggio, e abbiamo raccolto 100.000 euro per il reparto di neonatologia del Bambino Gesù. Un evento che ha visto sul palco del Palazzo Cesaroni tanti artisti, da Gigi D'Alessio, Marco Masini, Noemi, Mattia Bazzar, Cristicchi, Tanna D'Angelo, la mia band, insomma, è una bellissima manifestazione che ogni anno facciamo qui a Genzano. Ed è bello vederli tutti uniti per un progetto sociale, sì, condiviso. Assolutamente sì, sempre il sold out dei biglietti, gente che acclama, insomma, un festival bar, io lo chiamo, perché veramente poi unire tanti artisti in un contesto così non è semplice, poi è chiaramente tutto a livello gratuito, quindi quando tu chiami un artista devi un attimino anche saperlo chiamare e fargli vedere che la cosa è vera, e da 6 anni a questa parte hanno capito che è una cosa vera, anche perché io ogni volta che faccio il bonifico dei proventi, lo pubblico sui social, sui giornali, e ad oggi abbiamo raggiunto 100.000 euro, che è insomma una bella storia. Per concludere, qualche parola sui suoi progetti futuri. I miei progetti futuri è il mio disco che è in uscita adesso a settembre, che appunto si intitola Tornerà l'Aurora, nome di mia figlia, che ho perso nel 2009, questa è una parentesi che giustifica l'organizzazione di questo evento, e i proventi di questo disco, che è distribuito dalla Sony, verranno anch'essi devoluti al reparto di neonatologia pediatrica chirurgica ad incrementare quello che ha portato fino ad oggi Rock per un bambino. Quindi tornerà a lavorare in tutti i negozi di dischi da settembre. Grazie ancora e arrivederci. Grazie a voi. Ciao.